Ecco qua Luana che mi ha avvertito un'oretta fa, però lei aveva già avvertito alle 7:30 Sì, 8:15. che cosa, i pompieri hai chiamato? Sì, perché c'era un piccolo focolaio, insomma. E qual è stata purtroppo la risposta? La risposta è bella prima che ci hanno messo in attesa, poi dopodiché verso le 8:30 praticamente siamo riusciti a comunicare e è stato risposto Ah, quindi agli... stai 3/4 d'ora in attesa. Sì, 3/4 d'ora, ma abbiamo chiamato in molti, insomma, E che cosa e gli è ci è stato? stato detto che non, purtroppo non c'erano i mezzi e che il Lazio comunque non poteva fare, tutto qua, Però poi quindi... tu mi hai avvertito, sono arrivato qua, ma sono arrivato in pieri in quel momento. Sì, quindi è passato, non so, adesso io ho perso la cognizione del tempo, credo comunque Più di un'ora. più di un'ora sicuramente, anche un'ora e mezza, Adesso quindi... sembra che la situazione va meglio, abbiamo qua la protezione civile qua di fronte, un carro dei pompieri è arrivato, un mezzo dei Un pompieri. mezzo dei pompieri che sta facendo da una parte all'altra, purtroppo col Perché comunque vento qua gira. continua a bruciare. Ok Luana, grazie perché comunque l'intervento tempestivo dei cittadini è fondamentale in questo Penso caso. proprio di Anche se poi spesso le risposte magari non sono quelle che uno desidera, ma comunque alla fine sono sì. venuti. Sarebbe bene intervenire a Lo so, monte, purtroppo a insomma. monte sì. Dove stanno spengendo è una situazione di degrado perché dovrebbe esserci qualche accampamento, Da quello ho dicevi? capito c'è un accampamento, insomma, sono Ok. sentite delle bombole, delle grida di alcune persone che probabilmente sono rimaste intrappolate. Queste sono deduzioni e voci di corridoio di tutta la gente che era così, perché noi siamo parte del cantiere nautico, quindi diciamo Ok, quindi avete un che... po' vissuto tutto quanto dalle 7:30 Sì, da quando iniziamo a sentire il Se piccolo ancora non era avvertimento. buio, mi hanno dato un No, video che non ancora era non è buio, buio. non era buio. Ok, Luana, grazie mille. Grazie a te Aldo per esserci. Grazie.